Bando Schiavi, in mezzo del cammin di nostra vita, hai autoprodotto un EP di brani strumentali che spaziano dal funk al jazz. Cosa ti ha mosso a questa scelta? Sicuramente dopo tanti anni di musica passati a suonare cover c'era la volontà di cominciare a lavorare su del proprio materiale, ovviamente all'interno di quello che è il genere musicale che uno sente più vicino alla propria indole, ai propri gusti. Nerli Records è in circolazione ormai da qualche mese. Che riscontri hai avuto? La musica strumentale in Italia è un genere un po' di nicchia. Sì, sicuramente in Italia è difficile fare musica strumentale, soprattutto perché sono i media a partire dalle radio a non dare molto la possibilità a chi fa musica strumentale di farsi ascoltare. Diciamo che il mondo di internet è sicuramente quello più adatto per promuovere questo tipo di musica, tanto più che all'estero effettivamente c'è una maggiore attenzione. Per fare un esempio, First Impressions, che peraltro stiamo ascoltando, estratta dall'EP, è un brano che negli Stati Uniti è arrivato all'ottavo posto nella classifica dei top 30 funky. E la pagina, diciamo, del progetto musicale ha diversi iscritti proprio in paesi esteri come Sud America, Finlandia e in particolare Indonesia. Ovviamente nell'avventura non sei solo, chi sono gli altri musicisti che ti accompagnano? Sono musicisti direi eccezionali, sono dei professionisti, Jacopo Carlini alle tastiere, Fabiano Lei alle chitarre, Stefano Marazzi alle batterie. Grandi professionisti e persone con le quali è veramente piacevole lavorare. Un EP di solito è un prologo a un CD. Quando il CD? Il CD è previsto per gennaio del 2012 e sarà a sua volta un primo step di un progetto che prevede tre CD. All'interno di questo primo CD ci saranno sette brani inediti in aggiunta ai quattro che appunto sono stati anticipati tramite l'EP.